Per me è un grandissimo onore presentare questa squadra, ma soprattutto il candidato a sindaco Mario Scarpetta. Io avrei infinite e molteplici cose da dire, ma voglio sintetizzare ed esprimere il mio pensiero, che deve essere anche il vostro, quello di avere come guida di questa competizione elettorale un personaggio dalle doti eccezionali. Egli è uno stimatissimo imprenditore che varca i confini locali e nazionali per le conoscenze, le amicizie e i rapporti acquisiti e duramente conquistati. Tutto ciò si è concretizzato attraverso intemperie e difficoltà indicibili, ma i riscontri attuali sono di un'eccellenza senza pari. Mario è un campo magnetico da cui proviene un'esplosione elettrica che fibrilla tutti noi e ci fa sperare che possa cambiare il tempo, perché qui a Camerota il tempo si è fermato. E voglio fare un paragone, una metafora. Camerota, e in particolare l'ente comunale, sembra come una barca affondata che giace sulla melma. Noi abbiamo bisogno di recuperare la bellezza antica di questo comune e abbiamo gli strumenti e i mezzi per poterlo fare. Abbiamo bisogno di operatori, abbiamo bisogno di maestri d'ascia, e poi il capitano coraggioso noi lo abbiamo, perché la nave riprenda veramente quello che è la strada giusta per tutti voi e per tutti noi. La positività e la concretezza, che praticamente è presente in tutte le azioni di Mario, non è che la vedo soltanto io, la vedono gli uomini di questa terra, la vedono perché si realizza con un impegno indicibile, anche con foca, anche un po' estemperante, però è un uomo che quando guarda in faccia la gente parla muso a muso, dice quello che pensa e poi già in mente l'azione. In lui c'è pensiero e azione. Lui è un Ulisse moderno, un Ulisse moderno che va alla ricerca della verità, che va alla ricerca delle conoscenze, ma va alla ricerca soprattutto dei bisogni e della necessità della gente. E con lui c'è una bella squadra. Qualcuno ha detto che noi non siamo politici, qualche altro ha detto che siamo vecchiume. Benissimo, io penso che nella vita il vecchiume spesso ha tante esperienze sulle spalle e anche professionalità e anche capacità politiche per progettare una via diversa a quella che fino ad ora è stata una politica perdente. E poi non riesco a vedere il comune qui di fronte. Sì, può essere bello sull'esterno, nella sua architettura, ma che cosa c'è dentro? Io dico che dentro c'è una spaventosa, incredibile, particolare finalità che noi non guardiamo, che noi non attendiamo, che noi in qualche modo vorremmo distruggere completamente per realizzare quello che c'è nelle nostre menti, nei nostri cuori, ma soprattutto per dire a voi tutti: guardate che questo comune ha bisogno di riprendersi la sua strada, la sua via, per essere con voi oggi e sempre, per realizzare quelli che sono i bisogni, le opportunità. E noi abbiamo bisogno effettivamente di ricostruire nell'immediato le cose più semplici: la viabilità, le luci, l'acqua. E queste risorse sono incredibili, sono risorse umane alle quali noi dobbiamo sempre attendere, senza mai pensare invece che ci sono strumenti e alternative che invece non guardano al bene del paese, ma guardano solamente al bene personale. E io vi presento Mario Scarpetta, il nostro felicissimo, non è un incapace, è un uomo che sempre nella vita ha mostrato la sua fermezza, tenacità, ma soprattutto la capacità imprenditoriale di reggere non solo un'industria, ma anche il comune di Camerota. Buonasera. Concittadini di Camerota e del comune di Camerota, buonasera a tutti. Ebbene, dopo aver ricevuto certe parole che sento veramente con il cuore e so che chi le ha dette le pensa veramente, questo aumenta in me la determinazione, la voglia e quella
senso del dovere che mi hanno sempre contraddistinto. Ci dobbiamo scusare perché per ben due volte, purtroppo, una volta per cause atmosferiche, una volta per il lutto che ha così colpito la nostra cittadina, abbiamo dovuto rinviare l'appuntamento con voi. Ma questa sera siamo qui e io mi sento emozionato ed onorato di essere alla vostra presenza. Per me è già una grande vittoria essere qui nelle vesti di candidato a sindaco, proprio per le parole che ha detto il professore Vitale, perché questa volta nei tavoli della politica si è seduto uno di voi. Ed è per questo motivo che sono qui. Sono qui per dare una mano e una spallata ad un vecchio sistema arrugginito che suona ormai come una sveglia stuonata da 30 anni. E voglio ringraziare quella classe politica che ha avvertito il grido della gente, che seppure meritava come me la candidatura a sindaco, con un atto di responsabilità ha saputo cogliere quell'attimo, il grido e soprattutto quel vento che veniva dalla gente. Lo ha ascoltato e con grande serietà, dignità e senso di responsabilità ha saputo così mettere da parte le proprie ambizioni, mettendosi al servizio di questo progetto per un'altra Camerota. Chi ha causato tutto ciò è sotto gli occhi di tutti: mancanza di idee, improvvisazione, assoluta mancanza di progettualità e di visione futuristica, ma solo clientelismo, opportunità per pochi, sottomissioni, promesse, grandi inciuci e tante chiacchiere. Questo hanno saputo fare in 30 anni chi oggi ha l'ardire e il coraggio di presentarsi qui con la faccia tosta, di venirvi a chiedere la candidatura o il sindacato. Gente che ha lasciato questo paese indietro nel tempo, che ci ha ingannato, che ha mandato i nostri concittadini a lavorare a migliaia di chilometri e che oggi parla di lavoro senza avere il lavoro lui. Lo scatafascio del nostro comune è dovuto solo ed esclusivamente a questi signori che sono passati sulla nostra dignità come tritasassi, infischiandone di tutto e di tutto quello che ci passava davanti. E ora, con la stessa verve, allevano le loro nuove leve per creare la nuova generazione, il loro ricambio generazionale nel segno della continuità, per portare avanti gli inciuci, gli intrallazzi e le cose per poche e per pochi di sempre. E mi rivolgo a voi, ragazzi, giovani, non vendete a questa gente la vostra dignità, i vostri sogni, il vostro futuro. Difendetelo con le unghie, tirate avanti dritti verso quella strada più tortuosa, più difficile, più impervia, che si chiama onestà. E ora che questi personaggi che hanno messo su questo circo che dura da 30 anni, ora che stanno per recitare il loro ultimo spettacolo, se ne andranno con i loro truccatori, con i loro addestratori, con i loro pubblicitari, compresi quelli addetti ai biglietti, e in testa a loro scomparirà anche il puparo. Passo adesso, cari concittadini, a presentare la mia squadra. Dopo ci soffermeremo a parlare con due vostri concittadini, con una nostra concittadina Teresa Esposito, con Pierpaolo Guzzo, e faremo le conclusioni attraversando un percorso di 20 anni. Vi ricondurrò
per macrovoci, così a ripercorrere un po' la strada del disastro che ha piegato il nostro comune. Io sono onorato di presentare questi ragazzi, gente seria, umile, che la mattina va a lavorare senza mettere la sveglia, perché come tutti sapete e come benissimo io so che Camerota è un paese di laboriosi, noi lavoratori la mattina non abbiamo bisogno di mettere la sveglia, la nostra testa è già programmata, chi ha pensieri, chi ha degli obiettivi da raggiungere non ha bisogno di sveglia, la sveglia è il nostro cervello, è il nostro DNA che è già programmato per quello che deve fare. E ora presento questi ragazzi straordinari, giovani, 6-7 di loro si presentano per la prima volta, gente che non puzza di naftalina. Ma prima di tutto devo ringraziare chi sostiene questo progetto, perché la vera verità è che dietro questa squadra ce n'è un'altra, ce n'è un'altra ancora più forte, di uomini che si sono distinti in questo territorio, che hanno lavorato per il comune con sorti e risultati diversi, magari con pensieri lontano l'uno dall'altro, con idee politiche diverse, ma c'è un filo conduttore che unisce noi e tutti loro, l'onestà. E non a caso queste persone sono tutti da questa parte, hanno rinunciato alle loro velleità, hanno rinunciato con umiltà alle loro aspirazioni, mettendo da parte l'egoismo, le barriere, e si sono uniti a noi dandoci la piena disponibilità, il proprio entusiasmo e la grande esperienza e il bagaglio che hanno accumulato in questi anni. Io sono onorato di aver così carpito la loro fiducia. Questo è quello che mi ha dato ancora più spinta ad andare avanti in questo progetto per un'altra Camerota. Voglio citarli ad uno perché sono coloro che saranno al nostro fianco, che collaboreranno con noi, che faranno sì che con le mie idee e con le idee di questi giovani romperemo il muro con il palazzo, ci sarà un contatto diretto con voi, non ci saranno più le barriere, questa è la prima cosa che mi sento di promettere, oltre a quella di dirvi che questa squadra ha già interamente, con il candidato sindaco in testa, rinunciato per sempre all'indennità. E tutto quello che faremo, con i soldi che risparmieremo, lo faremo con voi. Come? Con i comitati di quartieri che saranno istituzionalizzati immediatamente al mio insediamento. E in ogni frazione, a giro, ogni mese, la somma corrisposta sarà spesa per realizzare insieme a voi le prime priorità per il ritorno alla normalità. Grazie Franco Iannuzzi, grazie Antonio Troccoli Miccariello, Rino Scarano, Bonifacio Saturno, Gerardo Vitale, Nenè Mazzeo, Aniello De Vita, Mimmo Bortone, l'ingegnere Leo, l'ingegnere Volpe, Bonifacio Garofalo e tanti, tantissimi, tantissimi altri che ringrazierò. Saranno la nostra squadra, il nostro bastone, ci sorreggeranno, non si faranno più giunte e giuntarelle. Lavoreremo a braccetto con queste persone, ci faremo anche tirare le orecchie se sarà necessario, ma loro dovranno tener conto della nostra determinazione, della nostra grinta, della nostra forza e soprattutto dell'entusiasmo contagiante che metteremo per il nostro paese. Ora passo a presentarveli, e con grande piacere che presento la prima, è una donna.
si chiama Teresa Esposito, è una giovane donna di Marina di Camerota ed è l'unica donna candidata nelle due liste. Teresa per me rappresenta il coraggio, una ragazza giovane che si mette in discussione, consapevole delle grandi difficoltà, cara Teresa, che dovrai affrontare in questo duro lavoro e soprattutto le grandi sollecitazioni che ti arriveranno. Ma Teresa è determinata e cocciuta come deve essere una persona che vuole arrivare all'obiettivo, e queste sono le caratteristiche fondamentali per far parte di una squadra. Ha un'idea importante, quella di preparare degli antiquarium per le quattro frazioni, per veicolare le tradizioni culturali del nostro popolo. Lei si interessa di attività legate ai beni culturali e museali e ai servizi turistici in generale. E oltretutto Teresa, in quanto donna, in questo periodo si sta occupando proprio delle tante problematiche che hanno le donne nel nostro comune. È riuscita a fare un vero movimento, è stata una trascinatrice, non è lei che ha chiesto la candidatura, ma tante persone per lei, e questo veramente mi ha fatto molto piacere. È molto presente nel sociale, nell'arte, nello spettacolo. Ripongo in lei, in Salvatore, in Adamo, in Mario e in tutti questi giovani straordinari grande speranza per far sì che finalmente si stacchi quell'interruttore che fino adesso ha portato Camerota verso il vecchiume e arrivi questa ventata di giovani che porti veramente Camerota fuori da questo tunnel. Grazie Teresa. E ora un giovane di Ricusati, un ragazzo straordinario, ricco di valori, una persona alla quale sono legatissimo, umile, serio, schivo, riservato, ma fedele. È oltretutto un grande lavoratore. Lui opererà per la sua frazione prevalentemente di Licusati. È un esperto di guide naturalistiche. Ci tiene al suo borgo, ci tiene alle sue tradizioni. E oltretutto Mario lo accomuna a me il lavoro che abbiamo fatto in Insieme Cambierà, quando insieme credevamo al progetto del nostro vecchio leader, che ci disse allora che andavamo verso il nuovo. Lui aveva chiuso con il passato, caro Mario, ci credemmo, ci illudemmo, ma io adesso sono qui a continuare col progetto con i nuovi, poi parleremo delle quaglie, caro Toitto. Grazie Mario. Buonasera. E ora un altro amico di Licusati, un ex assessore alla pubblica istruzione, Raffaele Garofalo. Ha lavorato nella vecchia amministrazione, senza soldi, senza portafoglio, caro Raffaele. Ha lavorato in modo duro, determinato, è riuscito a sistemare alla meglio i plessi scolastici, inventandosi e tirando fuori il ragno dal buco, come spesso ci siamo detti. Oltre questo, è riuscito ad abbattere i costi della mensa da 200.000 a 70.000 euro. Raffaele ha curato anche il Fidapascolo con grandi risultati. E poi è colui con il quale mi sono interfacciato per la storia dei pulmini, sui quali mi soffermerò più tardi, per dirvi anche di quest'altro regalo fatto da chi non voleva mandare a scuola i vostri bambini. Io e Raffaele ci siamo presi questa responsabilità, pur sapendo che quei pulmini non erano al top, ma era più importante che i nostri bambini andavano a scuola. E chi amministra un paese per il bene dei bambini e della società deve avere anche il coraggio di rischiare. Un altro giovane di Marina di Camerota, un giovane molto impegnato, si chiama Adamo Martuscelli. Lui, Adamo, viene dal basso, è un giovane che si è fatto da sé, che ha cominciato dal nulla, è figlio di artigiani, di maestri d'ascia, di gente che lavora a sodo. E Adamo vuole riportare questa tradizione di famiglia che tanto lustro ha dato al nostro territorio. È sempre impegnato, lo trovi sempre con i giovani, un vero punto di riferimento, un trascinatore nello sport, nel teatro, in tutte le attività associative. Adamo è sempre presente, ha sempre una parola per tutti, è seguitissimo, è veramente, come si dice, un
un catalizzatore, e quindi questo mi accomuna molto a lui. Siamo andati subito in sintonia. Ad un certo punto mi ha avvicinato e mi ha detto: Mario, non posso più stare a guardare, dobbiamo impegnarci per il cambiamento di questo paese. Me lo disse in un modo convinto, questo mi emozionò molto, e da quel giorno non ci siamo più separati. Mi ha dato un grande sostegno, ha sempre creduto in me e io ho sempre creduto in lui. Grazie Adamo. E ora il nostro gigante buono, Giosuè Saturno. Ebbene, Giosuè è il nostro gigante di zucchero, come io l'ho definito. Sembra così un burberone, ma è un simpaticone, un ragazzo ricco di valori. E Giosuè lavora in un campo difficile, e sapete benissimo che fare l'architetto in un comune pieno di vincoli, caro Giosuè, davvero non ti invidio. È l'ideatore del piano del colore, che è proprio partito qui a Camerota e che abbiamo qui presentato quest'estate in una bellissima serata nel borgo di Camerota. E ora lui si è occupato ed è riuscito ad avviare l'accordo di programma per le zone D su una proposta di riperimetrazione del parco. Giosuè ha ridato un assetto all'ufficio tecnico che era diventato un colabrodo. Ha lavorato, si è cominciato ad interfacciare con la sovrintendenza. Molti pensano che il lavoro di Giosuè sia un lavoro facile, invece ha dovuto recuperare rapporti che erano stati ormai avviliti, scatafasciati. Giosuè si è presentato alla sovrintendenza le prime volte e si è trovata la porta sbattuta in faccia. Piano piano, con umiltà, con determinazione, ma con tanti sacrifici, è riuscito ad aprire una breccia. Oggi alla sovrintendenza Giosuè è ritenuto una persona seria, e piano piano riusciremo a risistemare queste cose, perché chi oggi va parlando di lavoro, di costruire, dimentica che io, caro Giosuè, sono un figlio di muratori. A casa mia si è mangiato pane e cucchiara, e quindi so cosa vuol dire fare e far fare una casa ai nostri concittadini. Quindi è inutile di andare ad impadronirsi di schemi che non appartengono. Il lavoro, per quanto mi riguarda, è sacro, è una priorità, viene al primo posto, perché è di quello che mi hanno imparato a vivere e ne ho un grande, vi assicuro, un grandissimo rispetto. Saturno Mario Domenico. Domingo è l'amico di sempre, l'amico d'infanzia, quello con i pantaloncini corti, quando non c'erano interessi, quando c'era da dividersi pure, non lo so, una piccola pizza, eravamo sempre insieme, e chi teneva i soldi li tirava fuori. Siamo stati insieme a scuola e quindi devo dire che con lui ho dei ricordi straordinari. Un giorno anche lui mi avvicinò e mi disse che si era stancato, che Camerota non gli piaceva più, la politica non andava più bene. Si è impegnato tantissimo in questi 2 anni per il regolamento dell'area marina protetta, perché non diventasse uno strumento di pochi. Oltretutto Domingo è stato molto impegnato nella sua delega, ha curato molto il verde, con passione, rimettendoci con i propri sacrifici. Si è impegnato e ha dato una svolta. Abbiamo fatto tante cose in economia insieme ed è stato sempre un compagno fedele. Con lui confido molto nel suo lavoro e so che farà un grandissimo lavoro sia per l'area marina protetta che per il verde e anche per altri compiti, caro Domenico, che ti saranno assegnati, perché non basta quello che fai, so che puoi fare molto molto di più e lo hai dimostrato. Grazie. Enzo Del Gaudio. Enzo Del Gaudio ha svolto il ruolo di assessore con serietà e caparbietà per quanto riguarda la sua delega dell'igiene urbana. Quest'estate ha fatto un lavoro meraviglioso, negli altri comuni c'era l'emergenza. Enzo Del Gaudio ha tirato sulle unghie, ha litigato anche quando era il caso
con gli organi sovracomunali, a chi non voleva rispettare, ha fatto vedere di che pasta è, come è determinato, la sua grinta, la sua forza e la sua grande voglia di dimostrare hanno fatto sì che il comune di Camerota ed in particolare Marina di Camerota quest'estate sono state l'unica cittadina pulita in mezzo ad altre città, tra cui i comuni limitrofi che erano praticamente impraticabili. È un professionista impegnato anche nel campo dell'infermieristica, non fa mancare mai il suo supporto, specialmente alle persone più bisognose. E questo è un lato che di Enzo mi piace tantissimo, la sua responsabilità e soprattutto la sua umiltà. Quando lo sento parlare delle persone bisognose, veramente capisco i valori di Enzo Del Gaudio. Grazie Enzo. Ora devo presentarvi il vostro primo concittadino. Li chiamerò e parleranno e farò la presentazione per ognuno di loro. Per me è veramente un'emozione particolare salutare il primo che questa sera saluterete qui e parlerà con voi. È un giovane da sempre vicino a me, collabora nella mia azienda, è il mio uomo di fiducia, ha da anni e anni e anni collaborato senza riserve, senza mai tirarsi indietro, con una umiltà, serietà e determinazione che per me significa veramente essere un uomo vero, una persona di cui mi fido ciecamente, di cui sono orgoglioso questa sera di presentare qui in casa sua. Non ha bisogno di presentazione, perché basta vederlo per capire di che pasta è fatta. Ha molta esperienza, anche se giovane, è un poliedrico, capace, ha metodologia del lavoro, senso dell'organizzazione. In azienda lo hanno soprannominato margine di errore zero, e quindi è veramente con piacere che presento Salvatore Di Mauro. Grazie. Care amiche e amici di Camerota, buonasera. Per me è un grande onore essere qui come candidata al Consiglio Comunale in rappresentanza di Camerota. E la prima cosa che voglio fare è ringraziare tutta la mia famiglia che mi sostiene in questo nuovo impegno, ed in particolare mia moglie che mi ha sostenuto dal primo momento in presenza di difficoltà. E poi mio padre, che mi ha trasmesso la passione per la politica. Cari amici, ho deciso di candidarmi per condividere con voi due cose importanti: il lavoro e l'amore per il territorio. Non vi nego che per restare a vivere in questo comune ho dovuto affrontare grandi sacrifici, come tutti voi, ma la determinazione e lo spirito di sacrificio di noi camerotani mi hanno permesso di restare di vivere a Camerota. Nello stesso tempo sono triste per i tanti amici che sono stati sfortunati e che hanno dovuto lasciare la nostra terra per trovare lavoro altrove. In questi anni mi chiedevo: come mai le cose vanno male in questo territorio bellissimo? Come mai dobbiamo accontentarci di lavorare solo 30-60 giorni l'anno? Come mai dobbiamo essere raccomandati anche per un lavoro precario? Come mai dobbiamo andare via per trovare un'opportunità di lavoro? Mi sono dato una risposta: forse chi ci amministrava pensava ad altro, oppure non è stato in grado di attivare i processi economici e gestionali in modo serio, come invece è venuto in altre realtà, si veda Salerno e Agropoli. Cari camerotani, non mi candido contro qualcuno o a favore di altri, ma solo perché ho un sogno per Camerota e vorrei realizzarlo insieme a voi. Un sogno che è iniziato nel lontano 1991,
all'età di 19 anni. Insieme agli amici dell'Associazione Gioventù Camerotana, nel mese di luglio decidemmo, su mia proposta, di organizzare la manifestazione Usi e costumi di un popolo artigiano e contadino. Un corteo in costume d'epoca, nel centro storico di Camerota, per raccontare le nostre tradizioni. Qualcuno forse ricorderà ancora quella giornata. Ebbene, il mio impegno è quello di far rivivere il nostro centro storico con il progetto Paese Albergo Ospitalità Diffusa, realtà che già esiste in paesi vicini come Morigerati e Laurino. Il modo di fare turismo sta cambiando, soggiorni più brevi, all'insegna del risparmio, ma soprattutto il desiderio di entrare in contatto diretto con storia, arte, cultura ed enogastronomia. La formula di Paese Albergo è una struttura orizzontale che mette a disposizione camere e appartamenti dislocati in immobili differenti all'interno di un borgo come il nostro, vicini tra loro. Viene comunemente definito anche albergo che non si vede, impatto ambientale zero, in quanto non esiste una costruzione vera e propria che riunisca tutte le camere, gli appartamenti e i vari servizi. Le stanze e gli appartamenti destinati agli ospiti, infatti, sono ricavati dalla ristrutturazione, dall'adattamento di abitazioni preesistenti, non abitate e non necessariamente nello stesso edificio, quindi tutti gli appartamenti vuoti. L'albergo diffuso, per quanto offre una tipologia di tutto originale e innovativa di ospitalità, rimane comunque un albergo e si dovranno garantire ai turisti tutti i servizi alberghieri tradizionali, come la pulizia delle stanze, la biancheria, l'assistenza, la possibilità di ristorazione, il servizio spiaggia, l'intrattenimento musicale, l'animazione, eccetera. Per offrire agli ospiti tutti questi servizi si potranno stipulare delle convenzioni con le attività già esistenti. Questo progetto, insieme a tante altre azioni che abbiamo in mente, serviranno per rilanciare il settore turistico nei nostri centri storici. Questo potrà far da traino anche per gli altri settori, dal commercio all'edilizia, dall'artigianato all'agricoltura, creando così nuovi posti di lavoro. Cari amici, possiamo fare tanto insieme. Io non posso promettervi nulla, ma insieme a voi voglio lavorare per un'altra Camerota. Questa volta c'è il bisogno che ognuno di noi si prenda le proprie responsabilità. Per noi, per i nostri figli. Per questo vi invito a dare la vostra fiducia alle persone che la meritano, senza chiedervelo. Io la mia fiducia la do a Mario Scarpitta, perché è un uomo del fare. Grazie e buonasera. Beh, Salvatore ha voluto dire in poche parole chi è, di che pasta è fatta e soprattutto il suo attaccamento per questo paese. Ora, un altro grande concittadino da parte vostra, una persona, dovrei fare copia e incolla di quello che ha detto a Salvatore, perché mi sento di dire che hanno le stesse caratteristiche: onestà, serietà, caparbietà e spirito del fare lo contraddistinguono. Carmelo è un esperto di problemi legati al turismo. Lo voglio qui vicino a me per salutarlo insieme a voi. Carmelo è uno dei responsabili di uno dei più grossi villaggi per quanto riguarda gli acquisti, il buyer, come si dice, l'uomo del risparmio. E ha saputo conquistarsi la fiducia di imprenditori di grande levatura, perché dove lavora Carmelo non è soltanto essere una delle più grandi strutture del comune di Camerota, ma forse dell'intero Cilento. Carmelo è entrato là dentro in punta di piedi, piano piano, facendosi spazio con la sua serietà. È riuscito a conquistare e a carpire la fiducia di chi rappresenta ed amministra quella struttura.
è un esperto sia per quanto riguarda il risparmio, ma è anche un esperto di politica. È una bilancia qui nel nostro gruppo, perché unire tante anime come le nostre, alcune determinate e decise, in mezzo a noi occorrono quelle persone che mantengono il giusto equilibrio, sapranno fare da filtro e sapranno calmare le acque nei momenti in cui ci sarà anche qualche momento concitato, perché chi vuole fare è chiaro che vuole anche agire, e questo Carmelo saprà bene fare il suo lavoro. Lo lascio a voi, vi saluterà e toccherà anche lui dei punti molto importanti per il nostro comune. Concittadini, buonasera. Vi ringrazio per l'attenzione e il tempo che ci state dedicando. La lista dove io sono candidato porta il nome di un'altra camerota. È stato scelto il nome di un'altra camerota perché noi candidati vogliamo, insieme ai cittadini di Camerota, ripeto e rimarco, insieme ai cittadini di Camerota, iniziare un percorso chiaro che si differenzia e si distacca in maniera netta ed inequivocabile da quello che è stato il modello politico passato, ed ecco quindi la scelta di un'altra camerota. In questa lista, nei candidati che Mario ci ha presentati, dove io questa sera ne faccio parte, noto dei valori: l'onestà, la dignità e il lavoro, l'onestà morale, l'onestà intellettuale. Per noi dovrà essere come la stella cometa, come il faro che ci dovrà guidare per tutto il percorso politico e amministrativo. La dignità ci dovrà contraddistinguere giorno per giorno, per come andremo ad affrontare i problemi, che non sono né pochi né piccoli. Il lavoro da fare è tanto. Mario, noi ti stimoleremo ad operare, noi saremo la benzina del tuo motore e tu dovrai correre, perché di lavoro queste persone ti hanno lasciato tanto e tanto da farci fare. L'impegno che ci siamo presi nei confronti dei cittadini del comune di Camerota è immenso e gravoso, ma con il lavoro quotidiano, con il gioco di squadra, con la coesione, con l'aiuto e lo stimolo di voi concittadini, riusciremo insieme ad uscire da questa pesante situazione finanziaria che ci portiamo sul groppone per scelte scellerate, operate dai politici del passato, che ancora oggi, senza nessuna vergogna, chiedono il vostro credito politico sapendo bene dove hanno portato il comune di Camerota. Noi vogliamo che le scelte politiche e programmatiche che andremo a fare vadano a favorire i giovani, in modo che questa generazione non incontra e non abbia gli stessi problemi che noi quotidianamente noi oggi dobbiamo lottare. E ai giovani in particolare mi riferisco al problema lavoro. Quando vengono qui su questo palco i maghi e i messia a dirvi che domani voi andrete a lavorare da Tizio e da Caio, mentono. Fatevelo dare adesso il lavoro, prima del 6 maggio, e poi votateli pure, ma prima del 6 maggio, non fatevi prendere in giro. Poi ci vengono a dire che hanno la bacchetta magica, che loro hanno milioni di finanziamento, ce l'hanno in tasca e ve li vengono a propinare. La verità è un'altra, che il bilancio del comune di Camerota è in passivo di 8 milioni e mezzo, ci sono 2 milioni e mezzo di decreti aggiuntivi, come arriva un euro sul comune, vengono pignorati, e tutto questo, queste catastrofe, l'hanno causata loro. Dal 1985 al 1990 il comune di Camerota, sotto l'amministrazione Troccoli, era in deficit di 2 miliardi di lire. Dal 90 al 98, amministrazione Mazzeo, Franco e Annuzzi,
sono riusciti quasi ad azzerare quella cifra, portando il bilancio in parità. Amministrazione Troccoli 2000-2008, siamo ad oggi, 8 milioni e mezzo di deficit, 2 milioni e mezzo di decreti ingiuntivi. Poi mi vengono a dire che loro hanno la bacchetta magica per risolvere i problemi. La legge 51, la legge regionale, sono 3 anni che non ci sono più fondi. Basta dire bugie, basta dire menzogna, è un patto che si fa con la gente, la faccia è una sola. Noi andremo avanti con la meritocrazia e non faremo sconti a nessuno. Il nostro cammino, come dicevo prima, sarà difficile, perché con questo deficit, con questo bilancio, purtroppo ci dobbiamo quotidianamente misurare con delle difficoltà enormi. Mi sento di dire soltanto una cosa: un impegno per Camerota e due cose. Se il 6 maggio, il 7 maggio, come sono sicuro, la lista un'altra Camerota vincerà, vi prometto due cose che a me stanno a cuore, perché mi fanno male vedere Camerota in queste condizioni, veramente mi fa male. L'area della casa comunale, sembra che ci sia passato uno tsunami, è devastato, ringhiere dappertutto. Mario, ecco, è una di quelle prime cose che noi andremo a fare con l'impegno che ci siamo presi verso i cittadini. Un altro è l'area dell'anfiteatro e del parco giochi del Traforo. Quando i turisti arrivano, vedere, non so, quello scempio, come definirlo, è per me è qualcosa che mi fa male al cuore. Ecco, queste sono le due cose che io nei primi 3 mesi, 6 mesi della nostra amministrazione mi prendo l'impegno solenne di portare avanti. Buonasera a tutti. Forza, un'altra Camerota, buonasera a tutti. E ora Teresa Esposito chiuderà i 4 interventi prima del mio intervento finale, poi i saluti. Buonasera a tutti. Scusate, tolgo un po' di spazio ai vostri compaesani camerotani, perché sono l'unica donna di questa campagna elettorale. Allora adesso io mi chiedo e vi chiedo, sono stati loro che non hanno voluto nessuna donna in lista, oppure non c'è stata una sola donna che ha voluto mettersi in lista con loro? Ecco, appunto, voglio dirvi due parole perché ho una responsabilità nei confronti di tutte le donne del comune. Ho a cuore due tesori per il mio comune. Uno riguarda il futuro dei bambini, per dargli la dignità che meritano, a partire dalla scuola, in quanto ci sono diversi problemi con i servizi che essa offre. L'altro tesoro invece riguarda i beni culturali e le attività culturali, che voi siete pieni, partendo dal castello al centro storico, e poi abbiamo l'anfiteatro Camaraton, che non è per nulla sfruttato durante l'estate e quindi c'è bisogno di una programmazione, e anche di sostenere ed invogliare le compagnie teatrali e le associazioni come SOS Sorriso. Guardate, io ho una passione in comune con voi camerotani, che è la musica. Questa vostra passione, che è il vostro pane quotidiano, voi prima imparate a suonare e poi a scrivere, non è stata presa in considerazione da nessuno. Non c'è stato nessun amministratore che ha sentito le note che provenivano da questi palazzi, nessuno, e ha preso a cuore questo problema. Sì, perché parlo di problema, perché anche io suono come voi e ho dovuto lasciare il conservatorio per la distanza, perché i conservatori sono lontani. Io adesso non vi posso promettere un conservatorio perché non ho la possibilità, però dico a tutti voi musicisti, uniamoci, facciamo qualcosa. Facciamo sì che questo mio sogno, il vostro sogno, diventa realtà. Inoltre,
Basta. Quindi rivalutiamo la cultura in un'altra camerota e votate la lista un'altra camerota, votate il mio sindaco, perché la serietà di Mario Scarpitta non ha eguali. Quindi non è attaccabile sotto nessun fronte. È inutile girare intorno e parlare che la nostra è un'amministrazione vecchia, perché io, Adamo, Salvatore, Maria e Torre non ci siamo mai stati. Quindi vi dimenticate di noi oppure non ci volete nominare? Grazie, buonasera. E ora, dopo che avete visto il carattere delle nostre, della nostra candidata, vi assicuro che è un autentico vulcano, è una che farà rispettare il volere delle donne. Devo presentare l'ultimo intervento prima poi di passare con questo excursus che faremo nel tempo, dove dovremo chiarire, cari concittadini, tutte le bestialità che sono state dette da questo balcone, come da altri balconi del nostro comune, da parte di qualche signore che dimentica di avere 30 anni di fantasmi negli armadi. Ora passo a presentare una persona che non ha bisogno di presentazione, è il più esperto politicamente di tutti noi, si chiama Pierpaolo Guzzo, lo voglio qui con me. Pierpaolo è il politico di razza di questa squadra, quello che per 2 anni e mezzo ha dovuto fare un durissimo lavoro all'interno di un'amministrazione senza portafoglio. È riuscito a tirare fuori dal bunker, dalle stanze occulte e oscure. Vi assicuro che ha tirato fuori dei reportage incredibili, ha portato fuori delle bombe che hanno segnato il nostro comune, che lo hanno piegato in due. Ma piano piano, come si dice Pierpaolo, le cose vengono fuori e poi alla fine tutto si viene a sapere, tutto si compensa. Pierpaolo ha lavorato duramente, è un uomo che vede lontano, è un uomo che ha le idee chiare dal punto di vista politico, che ha i suoi canali preferenziali, che saprà rappresentarci per farci interfacciare con gli organi sovracomunali e ha una capacità che gli attribuisco. È uno come il sottoscritto che cerca di guardare oltre il muro, cerca di veicolare quella che è la cosa più importante, la fantasia, oltre il muro. Non posso nascondere che ha il merito e ha le potenzialità di rappresentarci in ogni circostanza. È un lungimirante e in questi 2 anni e mezzo stasera lui vi dirà che cosa ha scoperto e vi farà capire chi sono stati i personaggi che hanno caratterizzato questi ultimi 20 anni. Grazie Mario. Buonasera cittadine e cittadini di Camerota. Mi scuso per le mie condizioni, sono leggermente febbricitante stasera, ma cercherò di, in maniera compiuta, in una campagna elettorale difficile sotto tantissimi aspetti, difficile per le condizioni che vive il Paese in generale, l'Italia intera,
difficile per le condizioni che vivono le nostre famiglie. È difficile perché quando si ha la responsabilità di porsi alla guida di una comunità è giusto che si faccia chiarezza sul passato, si faccia chiarezza soprattutto per chi ha avuto delle responsabilità. Siamo giunti alla costruzione di un'altra camerota in maniera difficile, complessa. Sì, è vero, io ero, così come qualcuno ha detto, uno dei candidati a sindaco. Ebbene, io insieme ai miei amici abbiamo ritenuto che si doveva evitare la frammentazione del 2009. Abbiamo ritenuto, soprattutto per senso di responsabilità, di fare una sola lista, perché in un momento così difficile, in un momento così complicato, per ragioni esterne e per ragioni che riguardano il nostro comune, era necessario raccogliere tutte le forze, forze giovani, forze sane, per la formazione di una lista. E io ringrazio pubblicamente quanti hanno avuto la saggezza, ci sono stati vicini, ci hanno spinto ad un'aggregazione unica, sì, per senso di responsabilità. E ringrazio per questo chi in questo comune ha avuto ruoli di grande responsabilità, vengono ricordati come amministratori che hanno dato e hanno speso parte della loro vita per il bene di questo comune, come Mimmo Bortone, Franco Iannuzzi, Nenè Mazzeo, Giovanni Volpe, il dottore De Vita, Gerardo Vitale e tanti altri. Forse mi scuserò se ho dimenticato qualcuno, perché proprio da queste persone che ci hanno suggerito, che ci hanno guidato in una fase difficile, perché andare alla guida di questo comune bisogna mettere insieme tutte le forze in campo, e questo si è fatto. E oggi mi onoro di appartenere a questa lista, il quale candidato a sindaco è Mario Scarpitta, e mi onoro di far parte di una lista di giovani e di giovani volenterosi. In queste piazze, così anche come ieri sera qui a Camerota, si è parlato di guasti, di rovine. Si è parlato di un disastro, di anni bui, il cui responsabile è il sottoscritto. Si citava nelle piazze l'amministrazione Guzzo Bortone, in qualche altra piazza Bortone Guzzo, secondo la convenienza. E allora dico, andiamo a verificare di chi sono le responsabilità, in quale condizioni avete lasciato il comune e oggi hai il coraggio di venire sulle piazze come un novellino, come un principiante che si affaccia per la prima volta
e in maniera così spudorata ha il coraggio di elencare una serie di opere e di finanziamenti? È bravo, in questo glielo riconosco, a raccontare le favole è bravissimo, l'ha sempre fatto. Poi parliamo del candidato della Sveglia, Antonio Romano. Va sulle piazze a promettere, va sulle piazze ad elencare gli anni bui dell'amministrazione Bortone. Ma caro Antonio Romano, ma vogliamo andare ai fatti? Perché è giusto, forse, caro Mimì, questa è una delle nostre responsabilità, è quella di non aver messo nelle piazze le malefatte di questi signori che da circa 25 anni hanno amministrato il nostro comune. Altro che salto delle quaglie, in questo tra l'altro sei un esperto, l'hai fatto nel 95 con l'amministrazione Iannuzzi, nel 98, nel 97 hai fatto cadere di nuovo l'amministrazione Iannuzzi, entra, viene eletta all'opposizione ed entra in maggioranza, viene eletta in maggioranza e fa cadere l'amministrazione, e tu parli di moralità politica. Poi si viene sulle piazze ad elencare il disastro della giunta Bortone. La giunta Bortone era guidata da Pierpaolo Guzzo, come se io fossi stato in quella giunta un monarca. E allora andiamo ai fatti. In quali condizioni hai lasciato tu e Antonio Troccoli il comune di Camerota? Partiamo il 16 giugno 2009, a circa qualche giorno dal nostro insediamento. Mi recai insieme all'amico e sindaco Mimmo Bortone al passaggio di tesoreria che il commissario prefettizio faceva al sindaco Bortone. In cassa c'erano 20.000 euro. 20.000 euro? Perché c'erano 20.000 euro? E veniamo ai fatti. Nel 2008 l'allora amministrazione Romano Troccoli, perché era assessore al bilancio, quindi era lui a guidare le sorti del comune dal punto di vista finanziario, aveva già allora, avevano prodotto un debito di 1.850.000 euro con la Tarsu. 1.850.000 euro, facendo un accordo transattivo con la IELE che prevedeva un tasso di interesse del 10% all'anno. 10% all'anno. In tre anni il comune di Camerota doveva restituire 2.350.000 euro. Voi andate sulle piazze portando progetti, lenzuole di progetti, ma senza nulla di concreto. E allora andiamo a verificare perché si è prodotto questo sconquasso. Al nostro insediamento questo accordo fu bloccato. Perché? Perché gravava su coloro i quali già pagavano la Tarsu e già questa operazione era stata fatta durante la loro amministrazione nel 2008. Caro Enzo, se ricordi bene, nel 2008 il conto economico della Tarsu era di 2.350.000 euro e noi, l'amministrazione Bortone,
bloccò questo accordo. Bloccò questo accordo ritenendo che il comune già aveva pagato alcune quote inserite in questo accordo e ritenendo che il tasso di interesse era un tasso di interesse che non poteva pagare un ente. In consiglio comunale venivano additandoci come degli incoscienti perché avevamo bloccato questo accordo. Eh sì, perché era a favore dei cittadini del comune di Camerota, perciò lo bloccammo. Causa instaurata dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, la causa è in corso perché sono state accolte le eccezioni poste dal comune. Questo è il risultato. Poi andiamo con un altro un'altra delle grandi operazioni di finanza fatta dal grande esperto che oggi si propone quale candidato a sindaco, vantandosi di avere dietro di sé Antonio Troccoli detto Pitto. Eh sì, perché se l'Eterno Secondo non riesce a stare senza Antonio Troccoli, se l'Eterno Secondo, poi veniamo a un'altra delle grandi operazioni condotte dal grande condottiero Antonio Romano. Uno dei loro sostenitori in questa campagna elettorale è un sedicente signor Torquato Fumo da Fisciano, il quale su internet aderisce alla sveglia e infanga tutti i giorni il sottoscritto, il dottore Bortone e l'amico Raffaele Garofalo. Perché li infanga? Ve lo dico io perché li infanga. Il signor sedicente Torquato Fumo, il quale è stato tra l'altro querelato dai sottoscritti, fino al 2010 gestore delle mense scolastiche del comune di Camerota, nel 2010 un amministratore firma un atto transattivo per 706.000 euro con il signor Torquato Fumo. Perché 706.000 euro? Nel 2006 la ditta Fumo si aggiudica la gara con un ribasso di circa il 34%, quindi passa dall'offerta a base d'asta di 3,38 euro, se la aggiudica per 2,28 euro. Però c'è una stranezza in questa gara. Perché? Perché a distanza di una settimana, con un atto monocratico, gli viene riportato il prezzo al prezzo originario, a 3,38. Guarda caso. Perché? Perché qualcuno giustifica dicendo che qualche scuola è sprovvista di cucina, perché i pasti bisogna trasportarli e quindi era legittimo riportarli il prezzo al prezzo originario. Ma guardate un po', al prezzo originario. Poi Nel
nel 2010 il signor Fumo instaura una causa col comune di Camerota. Instaura la causa e il difensore del comune di Camerota, l'amico Angelo Saturno, al quale do un saluto perché ha dato tanto a questo comune, amava il comune di Camerota e in qualsiasi occasione era pronto a sfidare qualsiasi cosa per difendere il comune di Camerota. Grazie Angelo. In quell'occasione la dottoressa Valentina Pierri, giudice del Tribunale di Vallo della Lucania, accoglie l'opposizione del comune. E allora dico al signor Torquato Fumo: ma questa è la ragione per cui aderisci alla sveglia? Questa è la ragione? Questa è la ragione perché continuamente infanghi il nostro nome? E allora, se questa è la ragione, ne vado molto fiero di aver compiuto questi atti amministrativi insieme all'amico Mimmo Bortone e agli altri componenti della giunta. Poi andiamo anche al costo attuale della mensa scolastica. Nel 2008 il comune di Camerota ha speso per la mensa scolastica 198.000 euro. Nel 2011 il comune di Camerota ha speso come propria quota 51.000 euro e come quota delle famiglie 49.000 euro. E allora mi chiedo: come mai questa differenza? Come mai, quando la qualità del servizio tra l'altro è migliorata, come mai c'è tutta questa differenza? Poi vengono a parlare di guasti, vengono a parlare di sciagure e di anni bui. Vi dovreste vergognare, perché siete stati gli artefici di questi fatti, siete stati i piloti di queste malefatte. Invece vengono nelle piazze a dire l'amministrazione Guzzo Bortone. Allora diceva uno dei candidati che per circa 2 anni sedeva nei nostri stessi banchi ed è stato vice sindaco della giunta Bortone, oggi in una maniera molto rocambolesca ha cancellato quei 2 anni come se non fosse mai stato in quella giunta, e all'improvviso è diventato anche lui un novellino, anche lui è diventato, ha preso le distanze. E allora bisogna avere la responsabilità degli atti che si compiono, e questi sono atti. Così come è stato detto qui su questa piazza, che il sindaco Bortone, per delle ripercussioni e delle vendette personali,
aveva messo in quiescenza due dipendenti comunali. Falso, anche questo falso, perché questo era stato uno dei temi della campagna elettorale. Anche su questo si ha la memoria corta. E durante quella campagna elettorale si era tanto parlato di quella delibera che prevedeva per alcuni dipendenti la permanenza in servizio fino al 70° anno di età. Ed era uno degli impegni che Mimmo Bortone aveva preso, ma non come atto persecutorio, ma perché quella delibera era illegittima. E quindi, a distanza di 6 mesi, a seguito di una procedura che avevano fatto gli uffici, si era proceduto a revocare quella delibera e, secondo le disposizioni di legge, si è preceduto alla messa in quiescenza, non per vendetta. E ancora una volta si viene a parlare di vendette. Guardate un po', si viene a parlare di metodi legati agli anni 80, ma forse dimentica che lui, Antonio Romano, già nel 1988 era consigliere comunale. Lo dimentica e accusa il sottoscritto di adottare metodi clientelari. Tu sei un maestro di queste pratiche, sei un gran maestro e in questo sicuramente non ti supererò. Viene a parlare di pratiche clientelari quando, proprio notizia di ieri, al telefono hai chiamato decine di ragazzi e ragazze per invitarli ad un colloquio presso una struttura turistica. Tu parli di metodi clientelari. Poi si viene a parlare di esperienza amministrativa, di competenza, si viene a parlare di grandi progettualità. E allora vediamo quali sono queste tue grandi competenze amministrative, perché parlano gli atti. Il 20/12/2004 viene approvata una delibera dall'oggetto recupero evasioni parziali o totali per ICI e Tarsu. Svolge stranamente, perché è insolito per un componente di giunta, la funzione di vice segretario comunale, il dottor e assessore Antonio Romano. Andiamo a vedere le risultanze di questa grandissima opera, atto amministrativo prodotto dalla giunta Romano Troccoli. Recupero quindi il riscosso di questo di questa operazione nelle casse comunali. Entrano 1.050.000 euro e le spese
di questo progetto ammontano a circa 950.000 euro. Parte di queste, di questi progetti vengono attribuiti ad alcune figure apicali e parte a una società di cui uno dei soci era un componente della lista di Antonio Romano nel 2009, Insieme Cambierà. Questi sono i fatti. Eppure, nello stesso progetto avevano collaborato altri funzionari che hanno effettivamente prodotto e contribuito ai risultati, però erano dipendenti di serie B e quindi andavano trattati, messi all'angolo, perché bisogna fare le differenze e bisogna dire la verità, ma la verità si dice con gli atti amministrativi, non infangando la gente. Poi si viene su queste piazze a parlare, oltre che di progetti faraonici, in un momento in cui il governo centrale, la regione e la provincia hanno chiuso i rubinetti a tutti gli enti locali, ma forse loro non guardano né i giornali, non leggono né i giornali e neanche la televisione, ma pensano ancora una volta di ingannare il popolo di Camerota, ma soprattutto di ingannare il popolo di Camerota, Camerota capoluogo, che solitamente è un popolo attento, silenzioso, ma decisivo. E non si può consentire a queste persone ancora una volta di venire a dire stronzate su questi palchi. Così come sulla questione, caro Franco, dell'acqua. Sì, perché anche su questa questione cercano di ingannare la gente, cercano di carpire la buona fede della gente e hanno il coraggio di dire che il problema già è stato risolto, all'indomani il problema è già in tasca, ma diciamo le cose come stanno. Io sul problema di Buico mi risulta, perché me ne ha parlato spesso in questi due mesi e lo ringrazio pubblicamente, il cittadino e amico Franco Iannuzzi, il quale da cittadino insieme al geometra Donofrio si sta impegnando per risolvere quel problema. Tra l'altro vengono sul palco dicendo di aver parlato con persone, anche sbagliando i riferimenti tecnici della CONSAC, perché caro Antonio Romano, l'ingegner Castellano si occupa della depurazione, non si occupa degli impianti idrici. Degli impianti idrici se ne occupa l'ingegner Parrilli, con il quale Franco
e Leopoldo da circa 2 mesi hanno trovato una soluzione, coadiuvati con il geometra responsabile di zona della Consac, il geometra La Gloria, con la raccolta tra i cittadini di qualche centinaio di euro per realizzare una pompa nei pressi di Buico per portare l'acqua nella zona alta di Camerota, con un costo per il comune di Camerota di circa 1.500-2.000 euro all'anno. Questi sono i fatti, altro che fesserie che venite a raccontare su queste piazze. E ringrazio Franco e Leopoldo e tutti quei cittadini che si stanno attivando. Poi vengono e hanno il coraggio di parlare anche della frana che qualche giorno fa c'è stata sul castello. Però non hanno detto chi era il delegato ai lavori pubblici, chi era. Fino all'aprile 2011 il delegato con la carica di vice sindaco era Orlando Laino, che oggi milita in quella lista. È vero, i fondi destinati per quell'intervento, a cui va un ringraziamento ad una persona che trascorre parte delle proprie vacanze qui a Camerota e che nei 2 anni e mezzo dell'amministrazione Bortone ha dimostrato di essere un amico di Camerota. Perché io ricordo quando chiamava e Mimmo Bortone lo sollecitava, l'onorevole Gioacchino Alfano, pur avendo un'altra maglietta rispetto all'amico Mimmo Bortone, ma rispetto a queste situazioni, a queste emergenze, è stato pronto e attento ai problemi di Camerota. Quindi, se i lavori sono partiti in ritardo, al di là delle procedure e del parere della sovrintendenza, chiedetelo la prossima volta a Orlando Laino, candidato nella lista La Sveglia. Poi mi avvio alla conclusione ricordando, proprio per il momento difficile, il momento difficile che vive il nostro comune come tanti altri comuni, momento difficile per una situazione economica generale molto complicata, una situazione economica che vede tantissimi giovani ad avere fortissime preoccupazioni per il loro futuro,
tantissime famiglie che hanno grandi difficoltà, ma soprattutto la sfiducia che è imperversa tra tanti giovani e cittadini che in questo momento probabilmente sono lontani, e io dico a volte giustamente sono lontani dalla politica, sono lontani dal teatrino. Io so che Camerota è stato un comune, e il Camerota capoluogo ha espresso sempre in maniera forte, è stata una delle frazioni che ha saputo sempre votare, è stata una delle frazioni che ha dato i lustri a tantissime persone che si sono adoperate per questo comune e per questa terra. Io l'appello lo faccio soprattutto agli indecisi, a chi oggi non si riconosce in nessuna delle due liste. Lo faccio ai tanti giovani che in questo momento non hanno la speranza, non hanno una visione chiara. Io quello che posso garantire è il mio impegno, io quello che posso garantire è l'impegno di una squadra forte, determinata, autorevole e con un candidato a sindaco che ha tenacia e che lo ha dimostrato nella sua storia di imprenditore, nella sua storia di uomo impegnato nel mondo associativo. E per queste ragioni io vi invito a votare e a stare vicino alla lista Un'altra Camerota, sicuri che il 6-7 maggio questo comune possa decollare in maniera nuova. Grazie. Bene, mi sembra che Pierpaolo Guzzo sia stato abbastanza esaustivo e mi piace sottolineare una cosa, caro Pierpaolo, che forse, se mi consenti, ti è sfuggito. Mentre il nostro comune, le nostre scuole erano senza carburante, caro Pierpaolo, per i riscaldamenti, mentre mancava la carta igienica per i ragazzi, con un progetto obiettivo, tre o quattro funzionari si dividevano qualche cosa come mezzo milione di euro. E caro Pierpaolo, e questo va detto chiaro e tondo. Questo l'ha detto chiaro e tondo, caro amico delle quaglie, serietà, onestà, questo a questa squadra. Ecco le prime componenti che ho valutato in ognuno di loro per far parte di un mio progetto, del progetto per Un'altra Camerota. Senza questi valori non si può far parte per creare Un'altra Camerota. E a questo punto voglio darvi i chiarimenti tanto attesi, mesi e mesi di notizie, di quaglie,
di tradimenti. Ma di che cosa parlano queste persone? Che cosa ne sanno loro dei valori? Ora, cari concittadini, inizieremo un percorso che vi farà capire in modo chiaro come stanno le cose, perché non vedevo l'ora di dirvi realmente come stanno le cose. E li invito qui, al mio fianco, a venirmi a smentire. Se hanno gli attributi, devono venire qui! Prima cade l'amministrazione Bortone e poi ritornate insieme. Quattro di queste persone che erano con me per 8 mesi nell'amministrazione Bortone, ho valutato le loro qualità. Gli altri 7 sono nuovi. Tu, caro Toitto, oggi con chi stai? Stai con tutti quelli che non stavano con te l'ultima volta. Laino stava con te. Troccoli stava con te. Esposito stava con te. Cortazzo stava con te. Ma fa che ha fatto tu saltare la guaglia? Io ho proseguito la mia strada. E poi con voi camerotani non c'è bisogno di parlare. Non a caso tutti vi riconoscono la vostra intelligenza, il vostro intuito. Voi capite subito chi parla con il cuore e chi mente. Sarò rapido. Perché sono entrato in politica? Nel 2008 è caduta l'amministrazione Topitto. Tutti vi ricordate che quell'amministrazione fu fatta implodere perché si doveva nascondere questo scatafascio. Lasciarono il palazzo, il comandante Schettino e la sua truppa per creare quel vuoto di potere, per far addebitare le loro colpe a quelli che sarebbero arrivati dopo, perché sapevano il malloppo che c'era. E a quel punto cadde l'amministrazione. Pitto si alleò e si mise a fare il pupalo con Forza Camerota PDL. Orlando Laino era nella squadra di Mimmo Bortone e Toitto era stato lasciato a casa da Pitto, perché venne da me a dirmi: tuo cugino è finito, ti devi presentare tu rappresenti il nuovo, vieni con noi. Io gli dissi di no, perché era mio cugino. Andai a casa sua e gli dissi: guarda che ti hanno buttato a mare. Lui mi disse: lo so, non ci posso fare più niente. Allora gli dissi: ti faccio una proposta, ti aiuterò, mi metto in politica anch'io, ti starò al fianco, però mi devi fare una promessa: via tutto il marciume, via tutto il vecchio e cominciamo a fare una squadra nuova. Mi disse di sì, gli portai tanti giovani e a 1 mese e mezzo dalle elezioni formammo la testa lista Insieme Cambierà. Vi ricordate tutti? C'era anche Enzino, il vostro concittadino Azzeo, c'era Gennaro, Attanasio, c'era Mazzolino, Ciccio Fiore. Stanno tutti dalla mia parte. Chissà perché stanno tutti dalla mia parte. Dalla sua ce n'è uno solo e non mi ricordo nemmeno come si chiama. Ora partimmo con l'avventura di Insieme Cambierà. Cari concittadini, ci mettemmo tutto l'entusiasmo. Fu una Caporetto, come al solito, dove ci sta lui si perde. Arrivammo ultimi. Ebbene, la gente lo aveva capito, io no. Dove andavo mi dicevano: ma con chi ti sei messo? Ma lo sai chi è questo? Io non ne capivo di queste cose, non mi ero mai interessato di politica. Credevo nella sua persona. Appena finite le lezioni, la mattina dopo, invece di essere Insieme Cambierà, aveva deciso di cambiare il nome della nostra lista. Insieme Tornerà. Se ne tornò a casa del padre. Cominciai a dirgli che da noi le cose stavano cambiando, che non andava bene, che se lui tornava verso il vecchio io mi sarei allontanato. Lui non ci credeva. Cominciammo a fare opposizione insieme, ma le strade si divisero. Io non volevo e non votai Gambino, lui è Pitto, sì, io votai un altro. Quando si parlava della strada ed ero all'opposizione, cercavo di fare un'opposizione costruttiva, interessandomi dei problemi della gente, e lui mi diceva: ma come, ti impegni insieme all'amministrazione per l'apertura della strada?
A me non me ne infischiava di stare all'opposizione, mi interessava di aprire la strada. E lui mi diceva: ma tu fai visibilità per l'amministrazione Bortone, la strada deve stare chiusa, il paese deve implodere, la gente non deve andare per la strada perché così non cade l'amministrazione. Questo era Toitto. Quando organizziamo la giornata per il palazzetto dello sport, vi ricordate la giornata del Paladei, parteciparono tanti giovani, mi disse: ma come? E se questa cosa riesce a sbloccare il palazzetto, dopo come facciamo? Quelli li mettono in cielo, vicino a Sandrumilk. E quando dopo fanno questo non cadono più. A loro non interessava finire il palazzetto, interessava che il palazzetto non si faceva e che l'amministrazione implodesse. E tutto questo in me faceva capire che le nostre strade erano divise. Ecco, questo signore oggi parla del salto della quaglia, ma a me non interessava quello che voleva fare lui. Lui voleva fare soltanto opposizione per ritornare al potere, a lui interessava solo il potere, a me interessano risolvere i problemi del paese, caro Toitto. E poi parla di quaglie. Vi faccio fare due risate, cari concittadini. Per ricostruire il percorso politico di questa persona ho dovuto chiamare due esperti. Nel 1980 aderisce al MOP, dopo un po' lascia il MOP e aderisce alla DC. Primo salto. Dalla DC si scoccia e passa al PSI. Secondo. Dal PSI passa all'MPA, si presenta al consiglio provinciale, è inutile che vi dica come finì, non è uscito. Poi dall'MPA, dopo un po' si scoccia e passa alla lista azzurra, lì si ripresenta al consiglio provinciale. Antonio Troccoli, il suo amico di sempre, gli fa uno bello sgarbetto, mette Santino Cortazzo nel PSI, non lo fa uscire e lo mena di nuovo per il Camperlaia. Altra sconfitta. Dopodiché dalla lista azzurra si scoccia e chiaramente decide di passare al PDL. Dopo un po' si ricandida con Insieme Cambierà, candidato a sindaco. Volete sapere il risultato? Perde nada voto. E questo signore parla di quaglie. Ma cari cacciatori, cari amici cacciatori, se ogni volta che ha fatto la quaglia voi sparavate, qui non si finiva più. Tu puoi fare il direttore di un quagliodromo. Quando non mi interessavo di politica, questo signore mi pregava per farmi tesserare perché doveva fare numeri. Mi dovete credere, a casa c'ho più tessere io che le figurine della Panini Modena. Poi parla di politica, ma non si accorge che in questa lista un'altra camerota, il candidato sindaco, si è capito chiaramente chi è. Da lui si dice: ah, lista di Pitto, l'hanno già fatto fuori. Questo è quello che ho da dire. Lo ringrazio perché così mi dà la possibilità di sbugiardarlo in ogni occasione, in quanto la sua storia è piena di macchie. Poi viene sulle piazze, fa del vittimismo e comincia a dire che si parla male, che questo non è il modo di fare campagna elettorale, aggredisce a destra e a manca. Io non ho paura, non temo che tu parli, caro Romano. Quello che deve temere che sulle piazze si parla sei tu. Sapete tutti perché sono entrato in maggioranza.
era il mese di maggio e sentiti tutti questi fatti non ci stavo più all'opposizione, cari concittadini. Non era un'opposizione, quella era dire sempre di no, quello era soltanto cercare di far reintegrare qualche impiegato che era stato mandato a casa da Bortone. Questi erano gli unici temi che portava avanti lui. Quando alla terza, quarta volta mi presentava delle mozioni, dissi: guarda, adesso basta, io parlo dei problemi della cittadinanza che riguardano tutti, non mi interessano più i casi singoli, mi dispiace dei casi umani, ma questo lo deve decidere la magistratura e non il sottoscritto. Quindi questo è quanto. Passai a dare una mano, a collaborare con l'amministrazione solo per il mio senso di responsabilità. Non ero stato eletto nella lista Bortone, ma era il mese di maggio, non me la sentivo che il mio paese fosse commissariato, non me la sentivo di lasciarlo solo, non me la sentivo di vedere Camerota all'inizio dell'estate con l'emergenza spazzatura, con un periodo di grande crisi, con un periodo dove i nostri turisti non potevano essere scontentati e senza servizi. E allora mi diedi da fare, tirai sulle maniche come è mio solito, mi misi a disposizione dell'amministrazione Bortone per un senso di responsabilità, la stessa responsabilità alla quale richiamasti i tuoi colleghi, perché nel 2008, quando è caduta l'amministrazione Topitto, uscisti sul balcone e dicesti: sono degli irresponsabili coloro che hanno fatto cadere l'amministrazione prima dell'estate. Allora erano degli irresponsabili perché eri tu uno degli amministratori e non ci tenevi a far cadere quell'amministrazione. Nel momento in cui l'amministrazione cadeva per gli altri andava bene, quando invece erano quelli come me che le volevano sorreggere, perché quello che volevi tu è che si sorreggesse l'amministrazione, cosa c'era di diverso? Me lo sai spiegare? Giochi sempre con tre mazzi di carte. A fine dell'estate abbiamo fatto una grande stagione, il paese è stato pulito, non abbiamo avuto problemi, abbiamo garantito i primi servizi, abbiamo fatto spettacoli nelle quattro frazioni, mi sono interfacciato con tutti in quegli 8 mesi, ho cercato di dare la mano e il mio contributo. E in quel periodo ho potuto conoscere le doti di Mimmo Bortone, un uomo onesto che ha avuto il coraggio di cominciare quel processo di cambiamento che si chiama Piazza Pulita. E anche se con lui purtroppo, forse per il mio spirito imprenditoriale, c'erano delle differenze sotto il profilo della tenacia, dell'operatività, della progettualità, che sono delle componenti fondamentali e nelle quali non transigo, con Mimmo Bortone tuttora ho il ricordo di un uomo onesto. Cari concittadini, quello che interessa è rompere il muro tra il palazzo e la gente, di rendervi partecipi, di motivare tutto il paese che ha ragione di avere questo grande momento di scoramento. Avete ragione ad essere delusi, siete stati ingannati da una vita, anch'io ero dalla vostra parte, dall'altra parte della barricata, ma vi chiedo di venire da questa parte perché non ho niente da nascondere, venite ad aiutarci a risollevare il nostro comune, lo chiediamo anche a voi, senza indugio, perché ci sarà chiarezza, ci sarà trasparenza, non ci saranno muri tra di noi. Ecco, ecco perché a fine estate il mio contratto era finito e anche se ero padrone, come dice qualcuno, di 3 assessorati, ho rimesso il mandato al popolo per senso di responsabilità. Quindi non ho fatto come lui nel 2004, quando 3 persone dall'opposizione sono passate in maggioranza e lui è rimasto attaccato alla poltrona. Non era illegittima quella maggioranza. E ora devo rivolgere un pensiero anche a chi ieri sera da qui con il fare
del vecchio politico consumato, un giovane mi ha accusato di tradimento. Ha avuto l'arroganza e la presunzione di parlare al suo primo comizio della sua vita. Ma come fai a parlare della tua vita? La vita comincia quando ti metti al servizio del potere. Hai un motivo preciso e tu vieni a parlare di tradimento, quando fino ad un mese fa ero per te come un padre, solo perché forse non ho voluto condividere di difendere gli interessi di famiglia come te. Rinnegare che cosa? Caro Marco, tradire e vendersi i sogni, tradire e vendersi la libertà, tradire e mettersi al soldo di chi ha tradito questo paese, tradire e stare vicino al tuo comandante Schettino, che non esiterà un attimo solo ad abbandonare la nave e a buttarvi tutti a mare. E invece vieni a dire che fare turismo non è consegnare una targa ad un campione. Fare turismo è portare con i propri sacrifici uomini e campioni che hanno dato lustro alla nostra nazione nel mondo, e creare eventi come la Corsa del Mito, che creano indotto, lavoro, che creano visibilità al nostro territorio. E se ci siamo venuti a bere la birra con Stefano Tacconi a Camerota, me la sono venuta a bere anche con il tuo amico Toitto, quando anni prima la Corsa del Mito la faceva sempre con i miei soldi e portavamo a Pietro Mennea. Dare visibilità al territorio lo devi chiedere ai ristoratori, se hanno lavorato durante la Corsa del Mito, agli atleti di 10 nazioni nel mondo che sono venuti a correre nella mia Camerota. Ai tanti giovani che in questi giorni sono chiamati a lavorare nei bar, guadagnando qualcosina nei fine settimana, e ad aprile non è male aiutare la famiglia anche con i 50 euro. Ricordati, Marco, che quell'evento è stato per me e lo sarà un impegno che durerà nel tempo, come tutte le cose che traccio nella mia vita. E poi, se mi consenti, mi puoi dire: io ho portato Tacconi, la Masullo, i fratelli Abbagnale, Pietro Mennea, il tuo candidato chi ha portato? A Gambino. E allora, invece di venire in queste piazze e di presentare te stesso, i tuoi sogni, le tue ambizioni, le tue idee per il tuo popolo, per la tua gente, invece di fare il politico vecchio, arrogante e presuntuoso, dando l'impressione del peggio di te stesso, capirai e un giorno imparerai anche a chiedere scusa. Perché devi sapere che io non ti servo rancore, Marco. Io con te ho condiviso dei momenti belli con lo sport che non dimentico. Vero, amico nostro che sei lassù? Piuttosto, chiedi al tuo candidato sindaco,
a proposito del nostro amico lassù. Perché dal 2005 la commissione di vigilanza ha chiuso lo stadio Papa Giovanni e lui, che dal 2005 è amministratore, ha fatto giocare a proprio rischio le società. Lo sapeva? Cari concittadini, mi dispiace di venire qui a perdere tutto questo tempo a rispiegare questi vecchi concetti, ma era doveroso. Come si fa? Come si fa a chiedere alla gente di svegliarsi dopo 30 anni? Come si fa a pensare di voler guardare al futuro e a disegnare per la propria lista il simbolo della sveglia? Ma vi rendete conto? Nell'era dove il marketing, la visibilità la fanno da padrone, come mai queste persone nell'era digitale, dove non serve la sveglia, come simbolo mettono la sveglia? Laureati in economia! Questo è il marketing, questo è quello che pensano di poter dare, questa è l'immagine vecchia di 40 anni fa. E ora, cari giovani, voi che vi interfacciate con tutto ciò che è la meccanizzazione, il moderno, il digitale, le macchine infernali, che cosa ne pensate di queste persone che sono 40 anni indietro, che vi propongono una sveglia che fa un drin drin drin? In questo comune la verità è che si sono state consumate delle storie immani, come qualcuno mi ha già anticipato, 8 milioni e mezzo di debiti. E forse domani mattina, caro Pierpaolo, quando andremo dalla segretaria, sarà arrivato qualche altro regalo. Ci sono progetti obiettivo che sono stati sotto la lente di ingrandimento dell'assessore Romano e compagni, che veramente l'hanno fatta suonare la sveglia delle casse del nostro comune. Veramente l'hanno fatta suonare. E ora vengono qui a promettere mari e monti, a carpire la vostra onestà, convinti di ripetere il gioco di una vita. Pensano di vincere i mondiali con la nazionale di Bearzot. Vengono qua, promettono l'acqua Buico e risolvono in 10 minuti. Pierpaolo vi ha dato la soluzione ottimale, senza indugio e senza girare, come piace al sottoscritto, diritto all'obiettivo, caro Pierpaolo, concretizzando al volo, senza tanti giri di parola. La caccia, tutto risolto, basta una riunione. In una settimana questi signori hanno riaperto la strada, hanno risolto il problema dell'acqua, del lavoro. Il castello domani mattina li vedrete capale upico e isse a pitto che lo mettono a posto. Per risolvere il problema della caccia c'è bisogno di interfacciarsi con gli organi sovracomunali, con il parco, e lì loro non possono andare perché hanno perso la faccia. E allora questa è la verità. Pensano di fare una riunione con gli amici cacciatori e di prenderli in giro, ma questo non è caccia, questo è tiro al piccione. Caro Toitto, l'elenco del tuo scatafascio è infinito. E quindi, cari concittadini, non mi interessa far vedere la luna a nessuno. Sono abituato prima a fare e poi a dire. Non mi interessano i grandi sogni di questi pseudo personaggi che sono convinti di aver fatto per anni e anni i salti di qua e di là e che pensano di riprendersi di nuovo Camerota. Stavolta la gente è stanca, ha capito che non c'è più bisogno di questo vecchiume. La scuola, le luci, le strade, la raccolta differenziata, il lavoro, il ritorno alla normalità. Queste sono le cose che mi sento di poter garantire a Camerota. Pensare alle nostre eccellenze di Camerota, mettere in rete e riconquistare quell'artigianato che abbiamo perso, è quello che ci ha reso famosi, alla creta, al legno,
alla musica, alla gastronomia, alla rivalizzazione del nostro borgo, ripartendo appunto da lì, dalle tradizioni, dall'organizzare una scuola alberghiera che dia a Camerota, e questa è una priorità che già nei miei 8 mesi avevo messo in campo, attraverso un plesso da recuperare, far sì che si realizzi una scuola alberghiera, così i nostri giovani avranno un lavoro certo in tutto l'indotto che può offrire Camerota, guadagnando da subito, senza voli pindarici, cari ragazzi, trovando lavori certi che dal giorno dopo vi diano la certezza di poter mettere il piatto a tavola, a far sì che l'agricoltura e i prodotti della terra vengano messi in rete in modo da creare dei marchi, al turismo naturalistico che può essere una vera risorsa, alla caccia che può diventare anche un momento di sport attraverso dei percorsi nei boschi con finalità gastronomiche e creando dei sentieri enogastronomici e sportivi con gli sport minori, con le mountain bike, con il trekking. Queste sono le scommesse da fare, mettendo in rete Camerota, che possa diventare un terminal del turismo, che diventi una tappa obbligata, che si possa fare rete con i villaggi alberghieri attraverso una logistica, con dei trenini, fare delle cooperative di giovani attraverso delle banche, poter accedere a dei finanziamenti e poter fare microimpresa in tante piccolissime attività. Questa è la mia scommessa, far diventare i nostri giovani delle piccole microimprese e non dei precari che devono andare a leccare a questi lattofanti. Camerota ha bisogno di nuova linfa, ha bisogno di far sì che i nostri ragazzi tornino a voler a tutti i costi darsi da fare per il proprio territorio e soprattutto che la gente riconquisti un po' di fiducia, si esca da questa apatia, da questo stato di abulia, da questa rassegnazione alla quale ci hanno costretti questi signori. Per questo chiedo a voi tutti di darci una mano, e di ribellarci, perché l'8 di maggio si possa respirare un'aria nuova, un'aria che non puzzi più di muffa, dove, cari concittadini, all'alba di questo giorno volteremo definitivamente pagina, riprendendo il cammino che Camerota aveva tracciato da sempre, un cammino di speranza, di onestà, il cammino di un'altra Camerota. Grazie e buonasera.